Ho iniziato a leggere molto tardi nella mia vita, perché prima giocavo a calcetto, a nascondino, a cucitello, tutti questi giochi qui. E ho iniziato a leggere molto tardi e cose molto noiose, noiosissime, che però mi servivano per rispondere alle persone con cui avevo deciso di vivere quella parte della mia esistenza, il gruppo con cui avevo deciso di stare. Erano cose noiosissime. Parlavano di cose bellissime, parlavano di redenzione, di uguaglianza e fratellanza tra gli uomini, di terre promesse per i poveri. Sì, il capitale di Marx è davvero noiosissimo, una palla tremenda. E molte delle cose scritte su quel libro mi sono ancora tuttora oscure, però è così. Poi un giorno un amico mio, Stefano, mi ferma per la strada e mi dice: "Ma che palle, ma leggiti un romanzo, non so, Q". Io dico, da bifolco qual ero, io non ho tempo per i romanzi, devo studiare. Poi però di notte iniziai a leggere Q, di nascosto senza che mi vedesse nessuno. E me lo sucai tutto, in un colpo solo, ed è stato incredibile perché non ero abituato. Non ero abituato a non addormentarmi sul libro che stavo leggendo. E invece quello fu una rivelazione. Allora incominciai a leggere libri, incominciai a leggere romanzi, cominciai a leggere romanzi, le storie. Poi un giorno incontrai anche radioromanzi, audiolibri, ed era bella quella dimensione che mi permetteva di leggere anche quando non potevo leggere, ad esempio mentre guidavo la macchina o mentre lavoravo. Poi un giorno dico: "Sai che c'è? Facciamo il radioromanzo di Q, lo sceneggiato radiofonico con effetti speciali, musiche". E allora raduno intorno a questo progetto, a quest'idea di progetto, tutte le persone, gli amici che ritenevano avessero delle capacità tecniche e artistiche valide, importanti. E fatto sta che dopo un anno di inseguimenti, di minacce fisiche e morali ai miei amici, finalmente un giorno nasce questo collettivo che si chiama Mulhausen e decidiamo finalmente di fare questo radioromanzo, questo omaggio al collettivo bolognese. E niente, sono con estremo divertimento e con felicità abbiamo creato le prime due puntate. E mo tocca per il resto.